Ciao a tutti, buongiorno. Questo video sarà sicuramente molto lungo. Io però vi invito, se l'argomento vi interessa, a guardarlo fino alla fine perché ho tante cose da dire, ma soprattutto anche a leggere i commenti perché, nonostante io sappia di che cosa sto parlando, sia per esperienza personale, ma anche perché è una cosa che sto studiando, e quando dico studiando intendo proprio studiando, cioè, sto facendo anche un corso, ma ne parleremo in un altro video. Però questo è un video su YouTube, non è una tesi di laurea mia, soprattutto anche per non fare un video lungo 7 ore, cercherò di sintetizzare abbastanza, cercando però appunto di dire le cose principali che ci tengo a dire. Però magari a qualcuno più esperto di me, con più esperienza di me, che ha studiato più di me o che ha qualcosa da dire, lo aggiungerà nei commenti e così magari si potrà anche completare un pochettino il discorso. Voglio fare questo video perché appunto, mi interessa l'argomento e mi sono resa conto di quante, cioè, i fiori di Bach sono una cosa molto conosciuta, ma pochissime persone li conoscono per davvero, anche chi li assume non sa veramente che cosa sono, come vengono fatti, a che livello agiscono. È anche per questo motivo che tanti dicono di non trovarsi bene, perché non hanno capito niente, cioè si aspettano cose che non possono avvenire. Non sono qui per consigliarveli o sconsigliarvi, però posso consigliarvi di informarvi sull'argomento, perché secondo me non è una cosa che si può consigliare, prenderli o non prenderli, tranne che magari una persona che si conosce molto bene, ecco. Però consigliare di informarsi a riguardo sì, perché in alcuni casi possono essere veramente un grande aiuto e in alcuni casi possono essere davvero risolutivi. In questo video, appunto, cercherò di sintetizzare il più possibile, però ci sono tante cose che voglio dire, quindi vi parlerò un po' dei fiori di Bach in generale, quindi cosa sono, come vengono fatti, chi era questo Bach, di come sceglierli, come vengono preparati e poi alla fine della mia esperienza personale, quella la lascio in fondo così le cose principali, più importanti le dico prima. Allora, partiamo dall'inizio. Perché si chiamano fiori di Bach? Chi era questo Bach? Edward Bach era un medico e scrittore britannico nato alla fine dell'Ottocento, molto famoso per la sintetizzazione di alcuni vaccini, che però poi decise a un certo punto, all'apice del suo successo, di ritirarsi e dedicarsi esclusivamente ai suoi studi. In seguito a una serie di vicissitudini, iniziò poi a scoprire anche personali. Iniziò poi a scoprire i primi fiori e poi a partire dal 1930 circa, piano piano, tutti i 38 fiori che attualmente conosciamo, più il 39esimo che è una miscela, diciamo, già pronta. La sua teoria su che cosa si basava? Sul fatto che lui diceva sempre, io dico, anche se io non sono nessuno, non sono un medico, però un cervello ce l'ho e la mia idea ce l'ho, lui diceva sempre, io dico molto molto spesso, ma non sempre. È prima l'anima, diciamo anima, io utilizzerò il termine anima anche se secondo me non è corretto per niente, però per rendere l'idea di quello che dico, semplificando, è prima l'anima ad ammalarsi che il nostro corpo fisico e quindi lui cercava un modo di curare le persone non solo per i loro sintomi fisici, ma anche cioè anche partendo dai loro disagi, disarmonie, squilibri interiori, in modo che poi il corpo potesse beneficiarne e in quel modo, diciamo, quasi guarire da solo, ecco, diciamo così. Nacque appunto da qui la floriterapia. La floriterapia si basa sul presupposto che appunto è prima l'interno ad ammalarsi e poi l'esterno e non viceversa. Se pensate che questa sia una cavolata, tenete presente che non è solo la tradizione antica cinese o la vedica a stabilire che, cioè anche la medicina moderna precisa che il nostro corpo, come qualsiasi altro organismo presente su questo pianeta, non è fatto solo di materia fisica, ma anche quindi di molecole, ma anche di campi energetici. E insomma, quindi questo è appurato, no? In base a questo, cioè, è vero che molto spesso quando noi abbiamo qualche disagio, qualche disarmonia interiore o qualche squilibrio caratteriale, tendiamo ad ammalarci. Cioè, i momenti in cui noi stiamo male dentro sono anche i momenti in cui tendiamo ad ammalarci di più. E questo è abbastanza un dato di fatto, anche se non è sempre così, però. È vero che molto molto spesso è così, perché appunto i nostri disagi interiori
vanno a turbare il nostro campo energetico, appunto affievolendolo, e di conseguenza il corpo si ammala. Come agisce il fiore di Bach in tutta questa situazione? Il fiore di Bach agisce a livello energetico e vibrazionale. Quindi si sta parlando in questo caso di teoria della memoria dell'acqua. Se anche questa vi sembra fantascienza e fantasia, anche qui tenete presente che a riguardo, cioè sulla memoria dell'acqua, ci sono fiore e fiore di studi anche di premi Nobel, quindi insomma non stiamo parlando di stupidaggini. Quindi l'energia vibrazionale del fiore che noi assumiamo viene in contatto col nostro corpo, che è composto da più del 60% di acqua, e ristabilisce, venendo appunto in contatto con noi tramite la nostra acqua, detta proprio così, banale in due parole, ma tanto per capirci, ristabilisce appunto le nostre armonie interne, le nostre vibrazioni ritrovano, diciamo, la loro naturale origine, ritrovano l'armonia e ristabiliscono appunto anche l'armonia nel nostro campo energetico, aiutando così il corpo che beneficia di tutto questo a guarire anche da malattie fisiche. Ripeto, detta proprio così in due parole, ma per farvi capire a che livello agiscono i fiori di Bach. Sulla teoria della memoria dell'acqua non mi addentro più di tanto, anche se è molto interessante, ci sarebbero molte cose da dire, ma si va a sfociare nella fisica quantistica e non sono la persona più adatta a parlarne, non mi sembra questo il luogo e il caso, ma se vi interessa, insomma, informatevi. Appunto, i fiori di Bach agiscono quindi a livello energetico e vibrazionale. Quindi non sono paragonabili, cioè, come tante persone inconsapevolmente credono, cioè non sono, il fiore di Bach non è una tintura o una tisana, un olio essenziale, un gemmo derivato, un estratto di semi di pompelmo, non è niente di tutto ciò. È sì una cosa naturale, ma che agisce su tutto un altro livello. E consapevoli di questo, uno poi decide se acquistarli o meno. Anche per questo motivo, che chi capisce a che livello agiscono i fiori di Bach tende a essere un po' scettico, perché alla fine, se io analizzo una boccettina di fiori di Bach a livello biochimico, dentro non c'è altro che acqua e brandy. E quindi da lì si può, diciamo, capire perché una persona possa essere scettica, ma si può anche capire per quale motivo bisogna stare molto, molto, molto attenti a dove si acquistano. Perché chiunque, anche io, posso prendere una boccettina, scriverci dentro sopra agrimoni, metterci dentro un po' d'acqua, un po' di brandy e difficilmente si potrà capire, anche analizzandola, se io il fiore lì dentro ce l'ho messo o meno. E quindi, appunto, è molto importante capire da dove si comprano, come vengono fatti, cioè come vengono preparati. Allora, ci sono due metodi brevemente, il metodo dell'acqua e il metodo della bollitura. In particolarissime condizioni di tempo, di rugiada, di sole, in luoghi incontaminati, vicino ad acque di sorgente, adesso non vi elenco tutte le dinamiche perché sarebbe abbastanza lungo, comunque all'apice della sua fioritura il fiore viene raccolto e viene messo o a macerare, tra virgolette, in acqua di sorgente oppure a bollire per un determinato tempo. Viene poi filtrata questa acqua, viene aggiunta pari quantità di brandy, di cognac, non ricordo adesso se anche di grappa. E da qui si ottiene appunto la tintura madre. Il fiore a contatto, a ogni fiore corrisponde una vibrazione, no? Lui, Bach, scelse i fiori in base a degli stati d'animo ben precisi. E secondo lui, ogni fiore andava a riequilibrare questo stato d'animo tramite la vibrazione energetica, la frequenza di questo fiore, che appunto una volta assunto dal nostro corpo, ripeto, che è fatto dal 60% di acqua, il fiore assunto andava tramite le sue vibrazioni, le sue frequenze, la sua energia a ristabilire tutto quello che c'è dentro di noi a livello fisico e a livello energetico. Allora, ho detto perché è comprensibile che qualcuno possa essere scettico riguardo i fiori di Bach, ma non ho detto perché invece non bisognerebbe essere scettici. Innanzitutto perché se uno capisce e si va a studiare un po' il funzionamento e appunto a che livello agiscono i fiori di Bach, capirà che tutto questo ha un senso, cioè non è fantasia, nel senso tutto fila anche a livello scientifico.
E quindi insomma una logica c'è per il quale il fiore di Bach debba funzionare, ma soprattutto ci sono fiori e fiori e fiori, innumerevoli testimonianze, anche se probabilmente con qualcuno che conoscete, perché comunque sono abbastanza diffusi, o comunque potete leggere su internet o insomma dove vi pare, testimonianze sul fatto che funzionino, nel senso che le persone siano trovate bene, ma soprattutto quello che più convince è il fatto che abbiano un grande potere su bambini e su animali, che sono due categorie che ovviamente non possono subire l'effetto placebo. Una persona chiaramente può subire l'effetto placebo, ho preso i fiori di Bach e mi sento meglio perché mi autoconvinco di questo, che boh, anche lì voglio dire, non è, nel senso, va anche bene così, però chiaramente un bambino piccolo e un animale non sa che cosa tu gli stai dando, non può avere l'effetto placebo. Anche se, piccola parentesi, qui il discorso potrebbe un pochettino complicarsi, perché comunque l'animale che tu gli dai qualcosa, quindi ti stai prendendo cura di lui, potrebbe percepire, cioè tutta una cosa complicata, ma comunque non è un vero e proprio effetto placebo, ma su bambini e su animali funzionano alla grande e anche molto più che sugli adulti, sulle persone adulte, e anche in maniera molto più veloce, perché probabilmente non, cioè sicuramente perché non hanno certi meccanismi mentali, pregiudizi, cose, eccetera. Sì, possono prenderlo bambini e animali, forse questo ho dimenticato di dirle, sono una cosa che i fiori di Bach non ha nessuna controindicazione, può prenderlo chiunque, anche donne incinte, lo prendono anche donne mentre stanno partorendo. Se avete un pochettino, se mi sono spiegata io e avete capito un pochettino il loro funzionamento, capirete bene che può prenderli chiunque, non ci sono problemi. Se una persona segue altre cure, se ha malattie, se ha, insomma, niente di tutto ciò. E mi sono un attimino persa. E quindi sì, dicevo, su bambini, su animali funzionano veramente alla grande e quindi insomma questo ti dà ulteriore fiducia in quello che sono i fiori di Bach. E poi ci sono anche tantissime persone che ne hanno trovato veramente grande, grande beneficio. Ci sono anche cose che non possono essere, diciamo, sintomi, tra virgolette, che non possono essere assolutamente ricollegabili, secondo me, all'effetto placebo. E poi vedremo dopo quali sono. Come dicevo prima, è importante sapere dove comprarli, ma anche capire quali fiori scegliere. Abbiamo detto che sono 38 e a ogni fiore corrisponde uno stato d'animo ben preciso. Come sceglierli? Ci sono diversi modi. Si può sceglierli per conto proprio, però io sinceramente lo sconsiglio perché non è per niente facile. Si può affidarsi a un esperto. E si può utilizzare un test, ci sono diversi tipi di test, io conosco bene solo i test kinesiologici, gli altri non li ho ancora approfonditi, io ho utilizzato il test kinesiologico. Si può scegliere di assumere da un minimo di uno, chiaramente, a una miscela di massimo 7 fiori, anche se la quantità consigliata è di 5. 5 o 4 o 3, insomma, un numero di fiori che miscelati assieme dovrebbero aiutare appunto a ristabilire le proprie disarmonie interne, i propri squilibri caratteriali, insomma, tutto quello, i propri disagi, tutto quello che c'è che non va, o anche i propri problemi di salute fisica, perché ci sono delle tabelle, eventualmente se qualcuno è interessato gliele passo. Dove che spiegano come certi sintomi fisici corrispondano a certe disarmonie interiori, no? Per tutto, insomma, ricollegandoci al discorso che facevamo prima. Perché non consiglio di sceglierli per conto proprio? Perché è molto difficile essere obiettivi e sinceri con se stessi quando si parla di queste cose qua. Per quanto una persona possa essere consapevole del proprio carattere, insomma, del proprio io, ecco, della propria interiorità, però a volte è dura o non si vuole magari accettare certe cose o è dura riconoscerle o una cosa ci sembra così, ma in realtà di fondo non è quello il problema, ma il problema è tutt'altro, insomma, è abbastanza complicato. Ci si può fare aiutare da un bravo psicologo che conosca i fiori, però chiaramente, che conosca anche bene noi, che non abbia troppi pregiudizi in merito, perché di solito è così, o da un bravo naturopata, floriterapeuta, che però magari abbia anche una certa empatia e che ci conosca,
o da una persona cara, un familiare o un qualcuno che ci conosce veramente molto bene e che ci può dare una mano a scegliere quali sono i fiori adatti, una persona però chiaramente di cui ci si fida, di cui non si ha vergogna e cose di questo genere. Oppure il test kinesiologico, che è il metodo che, come dicevo, ho scelto io. Non entro nel merito del test, ci sono diversi tipi anche di test kinesiologici, non entro nei dettagli perché questo video viene lungo 7 ore. Ma fondamentalmente è un test muscolare quello che ho fatto io, sul quale non dico che ero scettica, però non capivo bene come potesse funzionare, non capivo bene il suo funzionamento e quindi, boh, ho detto provo e vediamo un attimino, più che altro per curiosità, tra l'altro era gratuito, vabbè. Prima di uscire di casa, io ero giorni che mi studiavo già i fiori di Bach, mi sono scritta su un foglietto quelli che secondo me, per come la vedevo io, potevano essere quelli più adatti a me. Ho fatto questo test, la persona che me l'ha fatto non mi conosceva minimamente, non sapeva minimamente che io fossi. Certo, se sei una persona esperta e molto empatica, parli 5 minuti con me, qualche cosa forse la puoi capire, però insomma, sti cavoli, cioè. Uno può percepire se sei bravo, uno bravo osservatore, puoi percepire magari un po' di insicurezza, un po' di timore verso qualche cosa, però da qui a capire le tue disarmonie interiori la vedo un po' dura. E alla fine di questo test abbiamo appurato che i fiori che il test insomma indicava come quelli adatti a me erano tutti e sei, perché erano sei, presenti nella mia lista di 8 fiori, quindi nessuno escluso. Quindi sono rimasta abbastanza stupita, ecco. E, insomma, difficilmente può essere stato un caso, cioè, anche sì, però vabbè, ma comunque sia, io mi fido di chi me l'ha fatto, per cui ecco. Nessuno, voglio dire, poi una miscela uno se la può anche cambiare, cioè non ci sono. Se uno sbaglia fiore, che cosa succede? Fondamentalmente niente, cioè non avrà nessun beneficio e in teoria neanche nessun sintomo negativo. Ci sono persone che hanno avuto sintomi negativi, ma a volte sono brevissime riacutizzazioni dei sintomi di cui poi parliamo. Ma a volte sono cose che non sempre sono legate ai fiori di Bach, cioè a volte sono semplicemente momenti così, ma non sono niente cioè testimonianze di persone che siano state veramente male, che abbiano avuto problemi fisici o interiori veramente gravi, non ce ne sono, cioè mal che vada non ti fa nulla, cambierai miscela e hai buttato via qualche soldino. Tra l'altro non hanno un costo eccessivo, cioè una cosa abbastanza, se si sceglie la miscela già diluita, se invece si prende la tintura madre costa un pochettino di più, ma per chi non è magari esperto è meglio che prima prenda una miscela già pronta, già così com'è, perché poi il discorso sulla tintura madre diventa tutto un po' più complicato e adesso non ne parliamo perché sennò ci dilunghiamo troppo. Dove li ho acquistati? Allora, una volta avuta la mia miscela, cioè quindi una volta saputo quali erano i fiori adatti a me per ristabilire la mia armonia interiore e risolvere alcuni problemi che si protraggono da anni e anni e anni, senza avere una grandissima idea di dove acquistarli, li ho acquistati in erboristeria. Non che io mi sia trovata male, perché anzi, dopo qualche settimana qualcosa ho iniziato a percepire. Di solito dicono che non sei subito tu ad accorgertene, ma se ne accorgono prima gli altri di te, che c'è qualcosa di cambiato, c'è qualcosa in cui, cioè, che stai meglio in qualche modo, ecco. Sì, effettivamente così, cioè nel mio caso è stato così. Quindi li ho acquistati in erboristeria, non posso dire di essermi trovata male, ma rispetto a quelli che ho acquistato l'ultima volta, e quindi quelli di Remedia Erbe, vi copro qui per non farvi vedere quali fiori prendo io, ma insomma, vabbè, anche se fosse non sarebbe grave. Questi li ho presi da Remedia Erbe, vi lascio il sito nell'info box. Questi qua, cioè con quelli che ho preso in erboristeria, non c'è proprio minimamente paragone. Io non sapevo che Remedia, conoscevo l'azienda, ma non avevo idea che trattasse i fiori di Bach, cioè era anche abbastanza ovvio pensando a quello che fanno, ma sinceramente non so perché, non mi ero mai resa conto della cosa, ecco. E poi casualmente, grazie a un video di Maura Gangitano dove parlava proprio dei fiori di Bach che aveva acquistato da loro, mi sono accorta che Remedia ha anche i fiori di Bach e quindi ho detto provo questi. Tra l'altro lei ne parlava molto bene, io sapendo.
Non sono mai stata in azienda, tra l'altro chiunque può andare a visitarli, chiaramente avvisandoli prima. Sono in Forlì Cesena, se non sbaglio, provincia di Forlì Cesena, in un posto bellissimo, una piccola azienda, lavorano in maniera molto seria, con molta dedizione, con molta passione, cioè credono veramente in quello che fanno, non fanno le cose così tanto per. E quindi ci si può fidare, ecco, sempre per il discorso che appunto bisogna sapere dove si acquistano i fiori di Bach, perché sennò potreste anche acquistare acqua e brandy e basta, ecco. E quindi sì, devo dire la verità, con questi mi trovo. Come faccio a dire che mi trovo meglio? Perché la miscela è sempre quella, uno potrebbe dire semplicemente la miscela che passando tempo ti sta facendo effetto. No, io trovo che questi siano più potenti perché ho accusato alcuni sintomi, diciamo, che con gli altri non avevo accusato, ovvero un intenso sviluppo dell'attività onirica, che dovrebbe verificarsi, a volte si verifica, a volte no, non è detto, che dovrebbe verificarsi dopo qualche giorno, insomma dopo poco tempo che si assumono i fiori di Bach. Con quelli dell'erboristeria non mi era successo, con questi dopo 2 giorni io ho iniziato a sognare alla grande. Che cos'è questo sviluppo dell'attività onirica? Circa la metà delle persone che assumono i fiori di Bach hanno questo sintomo, chiamiamolo così, altri no. E niente, semplicemente si sogna, cioè si sogna sempre, anche quando i sogni non ce li ricordiamo, però in questo caso si ricordano molto di più i sogni, sono molto più vividi, molto più dettagliati, particolareggiati e ci se li ricorda molto più facilmente, in maniera molto più intensa. Nel mio caso, non, per fortuna, non sono incubi, difficilmente siano incubi da quello che ho letto. Qualcuno, cioè qualche persona sì, ma poche. Nel mio caso sono sogni bizzarri, cioè strani, al limite del comico e del grottesco. E questa cosa dei sogni viene chiamata crisi di coscienza, e dovrebbe essere un sintomo del fatto che i fiori stanno facendo effetto. E c'è chi dice che potrebbe, non so se questo lo diceva anche Bach, sinceramente non lo so, questo sviluppo dell'attività onirica dovrebbe aiutare la persona che sta assumendo i fiori di Bach a far capire tramite questi sogni l'origine delle sue disarmonie, disagi, problemi, eccetera. Nel mio caso non è così perché sono sogni talmente bizzarri e strani che io non riesco a volte ci penso, ma non riesco a trovare il fulcro di questi sogni che poi sono anche sempre diversi tra loro, quindi boh, potrei anche chiedere a un esperto di sogni, di cose, però sinceramente no, non mi interessa, anche perché non mi turbano minimamente, quindi. E quindi appunto il fatto che io abbia avuto questo sintomo solo con quelli di Remedia mi fa pensare che siano un pochettino più potenti. Forse quelli dell'erboristeria forse erano vecchi, forse non lo so, non ne ho idea, non voglio dire che quello che comprate in erboristeria è uno schifo, dipende, insomma, magari informatevi da chi sono stati prodotti, qual è la marca, ecco, qual è l'azienda. Nel mio caso io non l'ho chiesto, erano tra l'altro boccettine senza, cioè c'era solo il nome del fiore senza nome dell'azienda, quindi boh. Riacutizzazione dei sintomi. Alcune persone, a me non è successo, alcune persone hanno dopo poco tempo qualche giorno di riacutizzazione dei sintomi, quindi che ne so, se uno prende i fiori di Bach per problemi di ansia, potrebbe essere che dopo qualche giorno, per poco tempo di solito, ha un'ansia molto forte, cioè prima si stava placando e poi boom, un picco. Anche questo è sintomo che il fiore di Bach sta funzionando. Di solito è una cosa che sparisce in brevissimo tempo, di cui non ci si deve preoccupare. Se si sta molto male per questo, cioè se è una cosa molto forte, si sospende il fiore di Bach un attimo e si riprende quando si sta meglio. Però che io sappia non ci sono testimonianze appunto, di malesseri veramente gravi, veramente forti, quindi insomma tutto abbastanza normale. Che altro dire? Io ho perso un po' il filo del discorso, spero di aver detto tutto. Come si assumono? Ecco, 4 gocce nel caso di miscela già pronta, quindi nel caso siano già diluiti nell'acqua, nel brandy, cioè che sia già tutto pronto da assumere così, 4 gocce sotto la lingua 4 volte al giorno, indifferente prima dei pasti, dopo i pasti. Se si prendono altre medicine, no problem, cioè è tutto abbastanza, non ci sono indicazioni particolarissime. Non c'è solo il metodo delle 4 gocce sotto la lingua, si può anche mettere la quantità adatta per tutto il giorno in una bottiglietta, puoi berla durante il giorno, oppure c'è il metodo del bicchiere, però diciamo che
Quello che dicono più efficace, anche più forse comodo, è quello delle quattro gocce, quattro volte al giorno. Più o meno, insomma, circa gli stessi orari, circa, ma poi abbastanza, appunto, come dicevo, non ci sono particolarissime indicazioni. Ricordate sempre, appunto, il principio su cui si basa il funzionamento dei fiori di Bach, no? E quindi è abbastanza, naturale capire che, non ci siano interazioni con cibo, farmaci o altre cose, no? Rescue Remedy, ho preso anche Rescue Remedy. Rescue Remedy, anche questo è molto conosciuto, tantissime persone lo utilizzano e la maggior parte hanno trovato dei benefici. È un rimedio d'emergenza, cioè di base si utilizzano fiori di Bach, la miscela personalizzata, insomma, e poi in casi di emergenza, di pronto soccorso, diciamo così. Si prende appunto quattro gocce di Rescue Remedy. Quali possono essere questi casi? Innumerevoli, nel senso, momenti di paura, attacchi di panico, se qualcuno soffre, non so, di claustrofobia e deve chiudersi in un ascensore e fare 20 piani, oppure anche momenti molto difficili, magari chi ha avuto un incidente ha magari dei picchi di tristezza, di paura. O chi deve affrontare un esame ha dei momenti di ansia o di paura che lo bloccano. Insomma, è una cosa che, cioè, va bene un po' per tante situazioni. E questa è appunto una miscela, diciamo il 39esimo rimedio, la miscela già preparata e studiata già pronta, studiata da Bach, con la quale io mi sono trovata veramente molto molto bene. Per quanto tempo si prendono? È molto soggettivo. Chiaramente meno di 2 o 3 settimane non è quasi possibile vedere miglioramenti, anche se qualcuno li avverte già dopo la prima settimana. La maggior parte delle persone li avvertono intorno ai 3-4 mesi, se non sbaglio. E dopodiché, per quanto tempo? È lì, è soggettivo. Di solito, dicono che quando non se ne ha più bisogno, tendiamo a dimenticarcene senza rendersene conto. Cioè, dal momento che io mi dimentico di prenderli, vabbè, se succede una volta, no, però se di seguito 2, 3, 4, 5 giorni, una settimana mi dimentico di prenderli, probabilmente perché non ne ho più bisogno. E poi quello, insomma, deve valutarlo la persona che li sta prendendo. Ci possono volere anche mesi, perché in caso di squilibri caratteriali o di disagi e problemi che risalgono a tanto tanto tempo fa, ci può volere a mesi, anche un anno. Quindi, insomma, è tutto molto soggettivo, però prima di dire che non funzionano, insomma, un pochettino bisogna avere un attimo di pazienza e aspettare, vedere un po' cosa succede, perché appunto il processo è molto lungo. Come dicevo, tante persone sostengono che non funzionano perché non sanno, non hanno capito che cosa sono e come agiscono, e quindi magari si aspettano che l'effetto sia quello di una camomilla, quindi non ho sonno, prendo la camomilla, ho sonno, ecco. E fiori di Bach non è questo, anche se è un rimedio naturale come la camomilla, però sono due cose che viaggiano proprio su due strade, su due piani diversi. Io spero di aver detto tutto, cioè le cose principali, tutto sicuramente non ho detto. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere, esperienze o correggermi, ben venga, lo faccia nei commenti. Se avete qualche domanda, scrivetemi un commento. Se vi so rispondere, vi rispondo. Se non so, piuttosto che dire una cavolata, vi indirizzo a qualcuno più esperto di me. E basta. E comunque, se è qualcosa di importante che mi rendo conto che mi è sfuggito, ve lo scrivo anche nell'info box qua sotto il video. Vi ringrazio per aver guardato il video e niente, ci vediamo alla prossima. Baci!